il grande dubbio che si nasconde dietro la consapevolezza. Diversamente dagli animali, gli uomini hanno la consapevolezza. Sì, una consapevolezza che le provoca sofferenza, dolore e soprattutto paura. Sì, perché la consapevolezza rende gli uomini capaci di sapere quando si ammaleranno, quando moriranno, quando soffriranno perché perdono un amico, i genitori o il figlio, e soprattutto di un Dio là in alto che però non vedranno mai, degli angeli che dicono che ci proteggono e che altrettanto non vedremo mai, la consapevolezza, ecco. È illuderci che ci siano le realtà che in realtà non esistono perché non le vediamo mai. Ma soprattutto la consapevolezza ci rende, diversamente dagli animali, come ho detto prima, capaci di sapere quando ci ammaleremo, quanto soffriremo e soprattutto che moriremo. Diversamente, come dico, degli animali che mangiano, vivono e poi muoiono senza sapere niente. Ecco, loro hanno una vita tranquilla, non proveranno sofferenza a causa della consapevolezza, né sanno che moriranno. Diversamente, come ho detto prima, dagli uomini, che vivono una vita spesso piena di angosce, perché sono ammalati, sia ammalati cronici, non sanno e sanno che non guariranno mai, oppure come quelli ammalati che sono in attesa di morire per un mese, due, tre. L'agonia nell'attesa di morire, come gli hanno detto i medici, perché quella malattia di cui soffrono è inguaribile. Ecco, la consapevolezza è qualcosa che nasconde la più grande fregatura dell'uomo, l'animale uomo, esattezza, che le fa sapere cose contro il quale non potrà fare nulla per salvarsi o liberarsi, come certe malattie e sofferenze causate dalla perdita di persone care, e per cui vive o vivrà nell'angoscia, così come vivrà pienamente i momenti di gioia. Ma quei momenti di gioia, come ho detto parecchie volte, servono soprattutto a sopportare quelli brutti, periodi lunghi, tremendi, bui, che sono derivati dalla sofferenza morale, che viene chiamata depressione. E anche questo è un fatto derivato dalla consapevolezza. Ecco, questo davanti a me è un liceo importante qua a Milano in centro, ed è per questo che mi sono soffermato ad analizzare o a rendere visibile la grande fregatura che è la consapevolezza, che diversamente dallo studio che ti rende capace di sapere ciò che c'è al mondo, la consapevolezza ti rende partecipi di qualcosa che poco alla volta ti schiaccerà, senza che tu possa far niente per evitarla. Ecco, come dicevo, diversamente gli animali che hanno il dolore fisico quando vengono feriti, ma non la sofferenza, gli uomini hanno la sofferenza grazie alla consapevolezza, e questo spesso le rende una vita tremendamente difficile da sopportare. Da qui l'uso enorme per tante persone dei psicofarmaci, che in un certo senso allievano il tremendo dolore che ci deriva proprio dalla consapevolezza. Fortunati gli animali che non sanno e vivono e muoiono senza soffrire.